Siamo pronti a fare musica qui su By Night. In realtà non la facciamo noi, la fa il nostro prossimo ospite, perché lui è un rapper, si chiama Leo Luca Zarfati, il suo nome d'arte è Hype. Benvenuto Leo Luca ai nostri microfoni. Grazie, buonasera. Allora, quindi il rapper. Esatto. Come mai hai deciso di diventare rapper? Beh, allora, diciamo che la mia passione per la musica c'è sempre stata da praticamente quando neanche ero nato, perché anche i miei genitori sono appassionati di musica, no? Quindi anche magari in pancia di mia madre faceva ascoltare la musica. Quindi sono loro i colpevoli. Esatto, sono i colpevoli della musica. Poi per quanto riguarda il genere, sono stato influenzato. Inizialmente io da quando ero piccolissimo ascoltavo hip hop americano e mi ha sempre colpito, non so per quale motivo, però mi piaceva proprio anche l'atteggiamento, no? L'attitudine. Poi è un po' svanita questa passione, comunque la musica. Loro lo possono sapere, i miei genitori, no? Per esempio, anche i miei familiari sono sempre in camera a ascoltare musica. Qualsiasi cosa la faccio con la musica in cuffia. Quindi. Ma perché ti dà quel tocco particolare alla vita? Sì, esatto, musica. È tipo colonna sonora, no? Non saprei come spiegartelo. Però comunque mi fa compagnia, no? Nei momenti brutti, felici. Comunque la musica c'è sempre, ci sarà sempre. E solamente che dopo il primo anno di liceo ho conosciuto un mio amico che appunto mi ha detto: guarda, ci sta questo genere qua, sentiti il rap italiano, che per me era proprio estraneo. E ho fatto: guarda, io ero proprio, come posso dire, andavo sempre contro questo rap italiano, non lo potevo proprio sentire. Però dopo mi sono appassionato, mea culpa, scusatemi, perché prima non mi piacevate, adesso sì. Vedi il karma, esatto. Hai disprezzato una cosa, esatto. E poi invece adesso. E adesso la pratico addirittura, no? E quindi ho iniziato a scrivere i primi testi, anche un po' per passione, no? Dicevo, io ho delle idee, ho degli argomenti, dei contenuti che devono rimanere, devo scrivere da qualche parte. Quindi li ho scritti la prima volta su un foglio, un testo bruttissimo, penso che adesso a rivederlo mi viene da piangere addirittura. Però comunque piano piano con l'allenamento, no? Uno migliora. Che poi ecco, tu mi raccontavi che hai fatto già tantissime esperienze, hai partecipato anche a dei concorsi, li hai pure vinti e poi li hai anche snobbati, che te ne sei andato. Sì, diciamo. Sei proprio che... una star. No, diciamo ancora no, però speriamo, dai. Beh, prima però, o poi. Sicuramente ecco, l'atteggiamento c'è, no? Dai, scherziamo. Sì, quindi sì. Ecco, pezzi tuoi, ma c'è qualche tematica in particolare che ti piace affrontare o denunciare? Perché se posso dire, sono un po' anticonformista per quanto riguarda il rapper, no? Perché comunque il rapper, si sa, viene solitamente viene messo diciamo davanti al contesto della strada, solitamente anche delle droghe, no? E a me non piace affrontare queste tematiche. Cioè, nel senso, magari a volte sì, lo stato anche magari emotivo, eccetera, quelle lì mi piacciono molto come tematiche, perché vado più sul lato profondo, mi piace di più affrontare il lato profondo. Poi anche, per esempio, sta uscendo tutto un nuovo filone anche in America, in Italia, eccetera, della trap. Quindi ormai non si sa più chi è un rapper, chi fa trap, chi fa questo. Sono tutti vari sottogruppi, generi un po' più piccoli. E viene accostata, che ne so, la musica anche alla moda. Quindi per quanto riguarda alcune linee di vestiti, Kanye West per esempio là in America ha fatto la linea Yeezy, che adesso va diciamo molto. E anche in Italia stanno cercando di fare, non so, degli artisti attuali usciti da poco, delle linee per quanto riguarda lo streetwear, l'outwear. Quindi diciamo che quindi sta diventando interessante. Segui più questa tendenza? Sì, mi piace anche molto parlare dentro le mie canzoni, no? Quindi in futuro io ho molti progetti in testa, anche quello di creare una linea di vestiti che piano piano poi, che secondo me c'hai anche la consigliera giusta. Sì, ho anche la consigliera giusta. E comunque devo dire che mi voglio attivare proprio a livello di hip hop in generale, non solamente come forma d'arte musicale. Mi piace proprio il livello della figura artistica in tutto e per tutto, no? Quindi anche proprio come stile di vita, esatto. Tutto ciò che concerne, bene. Ma c'è un artista in particolare che ti ha ispirato maggiormente? Che mi ha ispirato a scrivere? A parte mamma e papà. A parte mamma e papà? Artista proprio no, però devo dire che io cambio sempre magari l'artista, cioè l'artista del momento, no? Adesso per esempio c'è Drake, che a me piace moltissimo, però ci possono essere vari spunti, no? Per esempio Post Malone in America con il filone quello un po' più lento, un po' più chill, come si dice. Poi ci sono quelle un po' più aggressive, XXXTentacion, ce ne sono diciamo parecchie anche in Italia.
persone che comunque stanno facendo cose nuove, no? Poi sai come si dice in Italia, cioè l'Italia sta sempre dietro all'America, un passo indietro, piano piano ci stiamo avvicinando anche noi. Ma sì, e sicuramente faremo anche dei passi avanti, sì, grazie sì. Comunque a dei giovani come te, perché alle devo dire nuove leve. È anche molto bella questa tua versatilità, quindi il fatto che magari non sei fossilizzato su una tematica o comunque su un particolare anche genere, chiamiamolo così. Esatto. Proprio perché così vai ad accontentare i gusti di tutti, quindi a mio avviso la musica è importante per questo, la capacità di potersi rispecchiare in quello che si dice e che si ascolta, quindi sicuramente sì, diventeresti un sostegno molto importante per tanti ragazzi. Diciamo che più che altro a me non piace ripetermi, cioè nel senso può essere che oggi io faccio la canzone d'amore e domani faccio la canzone che dico voglio andare con gli amici miei a divertirmi ovunque, quindi è bello essere bipolare. Esatto, sono bipolare musicalmente, devo dire, cioè se tu senti un mio pezzo probabilmente non per forza io faccio solamente quel tipo, quel genere lì, posso proprio fare altre cose perché dipende da come mi sento magari in quel giorno, di cosa voglio parlare e la base sotto che comunque influisce anche molto, no? Quindi devo dire che non sono statico, sono più un no, ma tipo questo dinamico. Poi è molto bello perché significa che dietro hai anche una grandissima capacità di fare, perché se no magari ripeteresti sempre gli stessi schemi, invece in questo modo significa che alla base c'è tanta creatività, tanta passione e tanta competenza. Diciamo che io fin da piccolo, no, ho imparato anche a suonare degli strumenti e sono stato per esempio anche nel coro di Santa Cecilia, no, all'auditorium da piccolo. Hai fatto proprio tutte. Esatto, facevo le voci bianche, no? Se diventerò qualcuno diranno faceva il coro delle voci bianche. È iniziato così. Sì, faceva il coro, no? Però ho influenze da parecchi generi musicali, quindi posso adeguarmi, diciamo, su qualsiasi campo, su qualsiasi genere. A me, diciamo, non interessa. Se a me piace il testo che ho scritto e la base su cui va, allora per me può andare. Cioè ci può stare. Non per forza deve essere categoricamente rap, rima. Ogni rima deve essere basata su un determinato contenuto, determinato, come posso dire, argomento. Quindi sicuramente uno stile molto da seguire e da ascoltare. Io direi di far ascoltare ai nostri ascoltatori proprio un tuo pezzo, Come noi due, un inedito. Di che cosa parli qui? Beh, diciamo, questa canzone è un po' come me, ovvero bipolare, e parla di questa, diciamo, una sorta di storia, se si può dire, di due persone che comunque, anche provandoci, non riescono a stare insieme, sono talmente tanto differenti tra loro due che appunto cioè è proprio un'impossibilità di stare insieme. E infatti dico dentro la canzone, per esempio, io non posso stare con te, non siamo fatti proprio per stare insieme, anche se noi vogliamo stare insieme tutti i giorni, così siamo differenti, veniamo da due posti differenti, siamo delle persone che non riescono comunque a stare insieme, non potremo mai convivere insieme come in armonia, anche per il fatto magari dei litigi, no? Che vogliamo tutte e due spiccare. Io sono una persona abbastanza di carattere, quindi non riesco magari a stare un po', come posso dire, a sottostare ad altre persone. È un po' anche autobiografica, sì, questa, sì, cosa. Sì, diciamo, ogni pezzo sicuramente parla un po' di me, quindi o di storie che comunque ho vissuto, o di miei amici, o di storie comunque di persone che ho avuto accanto, che ho accanto. Sì, diciamo, la mia musica è autobiografica al 100%. Qualsiasi cosa scrivo o l'ho vissuta, oppure se ne parlo, vuol dire che è avvenuta in tutto e per tutto. Quindi ecco, una musica assolutamente versatile, piena di tanta passione ma tanta esperienza anche da regalare, e quindi io a questo punto direi di darvi tutti quanti i contatti per poterla ascoltare. Ricordo che è qui con noi Leo Luca Zarpati, il suo nome d'arte Hype. Bene, lo potete contattare tramite il contatto Facebook Hype, però ricordo scritto H di hotel, il YPE. E poi c'è anche il contatto Instagram Hype Zulu, quindi HYPEZULU, e poi c'è anche il canale YouTube Hype Official, quindi sempre HYPE. Bene, quindi noi qui possiamo trovare che cosa su tutti quanti questi allora, canali, diciamo, social? Su Instagram c'è la mia vita privata anche, quindi è un profilo pubblico aperto a tutti, quindi non solo a livello artistico ma anche di quello che faccio io durante le giornate, no? Io sono parecchio strano in particolare, poi ti farò vedere anche il mio profilo, e faccio delle foto anche un po' strane, non sono i classici selfie con gli amici, no? Quindi magari anche di eventi che ho fatto, oppure della mia vita, di un determinato, che ne so, anche abbigliamento, no? Di vestiti, scarpe. Io sono un maniaco delle scarpe,
Quindi la mia pagina Facebook è strutturata o la mia vita o le mie scarpe. E vabbè, ma cosa... perché sei un artista ed sì, è bello che comunque magari ci fa entrare anche veramente nel tuo mondo a 360 esatto. gradi. Instagram è quello un po' più che entra un po' più nel privato, più nell'intimo, no? Mentre Facebook è dove praticamente adesso è un po' statica quella pagina, perché uso molto di più Instagram, che è il social mio di punta. E, però su Facebook diciamo pubblico più le canzoni, più le notizie riguardanti solamente all'aspetto musicale. Instagram è più versatile, cioè è proprio me, Lo Luca oltre Hype. Quindi su Facebook non potrai trovare io che mi diverto con gli amici, ma troverai oggi è uscito il nuovo pezzo, la nuova traccia di Hype appunto, e il nuovo video e così via. Su YouTube ed è bello invece, così possiamo seguirti veramente ovunque. Sì. Bene, progetti per il futuro, dove ti troveremo? Allora, mi troverete sicuramente su internet, su YouTube, perché mi dovrò fare la mia gavetta, come si dice. E sto scrivendo parecchio, sto registrando parecchio, solamente che ho i progetti ancora un po' per me. Devo essere un po' sicuro di quello che pubblicare, di quello di cui comunque parlare, anche di come gestire tutto l'album, il mixtape che vorrei fare. Non so nemmeno quante tracce saranno, dovrebbero essere intorno a una decina, quindicina. E poi assolutamente devo essere sicuro che ogni brano debba piacere a tutti quanti, a chiunque mi deve ascoltare. Comunque so che è difficile, però io dico, se a me non piace, tanto lavoro e tanta pazienza. Parecchio lavoro, devo dire. Non è semplice neanche per sogno questo lavoro, questa passione, perché più che un lavoro adesso è una passione. La fanno sembrare semplice, però è anche difficile se non hai contatti, se comunque sei sempre venuto in un ambiente dove gli amici tuoi non ascoltavano quel genere, no? Io, i miei amici non neanche uno ascolta rap italiano, per esempio. Quindi come posso dire, sono un po' quello che si distingue, che deve cercare di fare tutto da solo. Però magari inizieranno con te, che ne sai? No, assolutamente, loro adesso più o meno si stanno avvicinando anche un po' al mondo questo qui di come posso dire, dell'hip hop, no? Della musica anche italiana. Sono rimasto un po' sconcertato alcuni. Quindi veramente tanta passione, tanta competenza, tanta umiltà e soprattutto, che dire, una colonna sonora che si può adattare veramente ad ogni momento della propria vita. Quindi io ve lo consiglio, gli facciamo tantissimi in bocca al lupo, Leo Luca Zarpati, Hype, rapper. Quindi aspettiamo di sentire molto presto la tua musica. Grazie ancora per essere stato grazie qui con voi. Noi. Grazie mille.